Buongiorno a tutti di nuovo, scusate il ritardo, anche se in realtà poi l'evidente responsabilità di Scordamaglia nel ritardo è indelebile e incancellabile, emersa agli occhi di tutti voi. Ho visto Cremonini faceva dei discorsi strani su di te, Luigi, te lo dico. Quindi. Battute a parte, grazie di cuore. Io sono molto incerto su che tipo di messaggio lanciare e lasciare. Perché da un lato sarebbe abbastanza doveroso da parte mia tentare di entrare nel merito dei singoli punti, sia negli aspetti positivi che negli aspetti negativi, delle considerazioni che Luigi ha fatto e che credo siano molto interessanti, sia nella parte di valorizzazione del buono che già è stato realizzato, sia nella parte di concretizzazione delle proposte, dei suggerimenti, degli stimoli, degli inviti ad andare avanti. Mi riferisco alla pubblica amministrazione, al fisco. Però trovo che questa occasione debba essere utilizzata per parlarsi chiaro, con un atteggiamento forse un po' diverso da quello istituzionale tradizionale. Parlerei da nipote di sensale, avrebbe detto qualcuno, nipote di uno che conosce cosa significa il valore del commercio, naturalmente, il valore della carne, anche il valore di quello che la nostra cultura contadina, la nostra civiltà contadina considerava il più nobile dei contratti, la stretta di mano. Per dirvi con questo spirito che l'Italia è veramente un bivio. E l'agroalimentare ne rappresenta in modo plastico le potenzialità e le difficoltà. Noi siamo, voi siete, leader mondiali. Non c'è discussione alcuna. Come qualità, come posizionamento sul mercato, come capacità di ricerca, come capacità di innovazione, come filiera, non soltanto quindi sull'agroalimentare inteso come prodotto, ma anche con la capacità dei mezzi, degli strumenti, eppure ciò nonostante, un po' perché in passato non siamo stati uniti, non si è vinto, e un po' perché la nostra cultura, intesa come attitudine talvolta alla lamentazione e alla divisione, ci ha impedito di fare il salto di qualità. Dice Renzi, ma stai parlando di noi dell'agroalimentare? Sì, anche di voi, ma in realtà permettetemi, amici, di parlare dell'Italia, perché questo è ciò che sta avvenendo. L'Italia ha tutto per poter essere protagonista nel mondo che cambia, ha tutto. Le manca talvolta solo la consapevolezza, le manca talvolta solo la volontà di smettere di stare in un cantuccio a dire quanto è cattiva la globalizzazione e capire finalmente che se c'è un aspetto che costituisce la più grande risorsa per il nostro futuro è esattamente la globalizzazione. Fateci caso, sono 20 anni che l'Italia ha smesso di crescere. Nei 50 anni precedenti abbiamo avuto le performance di crescita più alte dell'intera Europa. Nei 50 anni che seguono la Seconda Guerra Mondiale l'Italia è cresciuta più di tutti gli altri, più della Germania, più della Francia, più del Regno Unito, ha attraversato difficoltà, ha vissuto momenti di instabilità, ha vissuto difficoltà di vario genere, ma l'Italia è stata una delle più straordinarie potenze mondiali. Poi cos'è accaduto? È accaduto che negli ultimi 20 anni, in parte per come abbiamo vissuto le regole europee, per come abbiamo subito, in molti casi accettandole e firmandole, le regole europee, e per come abbiamo concepito il mondo che diventava globale con l'abbattimento dei muri e con il mondo che diventava piatto, pensando che questo fosse una minaccia alla nostra identità e non capendo che questo valorizzava in modo strepitoso il nostro DNA, l'Italia si è, vorrei dire, rinsecchita, non dico dimagrita perché di per sé sarebbe un valore, anche se dirlo all'assemblea dell'agroalimentare, dire che dimagrita è un valore è un po' una contraddizione, ma l'Italia ha smesso di guardare con speranza al domani. E allora oggi sta accadendo la stessa cosa. Il problema non è
il numero di riforme che fa il governo. Poi, se volete, io entro nel merito, perché sono entusiasta del lavoro che abbiamo svolto nei primi 15 mesi, perché non ci avrebbe creduto nessuno che in 15 mesi, dopo 20 anni di palude, si potesse fare tutto quello che abbiamo fatto. Ma io sono il primo a dire che a me non è sufficiente, che non basta, che fin tanto che abbiamo questo sistema fiscale, burocratico, di giustizia civile, non saremo mai ciò che dobbiamo essere. E non mi posso accontentare, anche se sarebbe sacrosanto per il capo di un governo, del fatto che oggi, ad esempio, l'INPS, ma qualche giorno fa è stata l'Istat, certifichino 268.000 posti di lavoro in più dall'inizio dell'anno. Numero straordinario. Però ne abbiamo persi quasi 1 milione nei 5 anni precedenti. E non è che io posso dare la colpa agli altri, anche se non c'ero. Devo avere il coraggio di dire che non saremo contenti finché non ci sarà un lavoratore in più dell'inizio della crisi. Non mi basta dire, ma con il mio governo abbiamo fatto la crescita più alta degli ultimi anni. Non significa niente. Il Jobs Act è soltanto l'inizio. Bene, bisogna avere fame, e torno a una metafora che penso vi faccia più piacere di quella della dieta. Bisogna avere fame e voglia di mandare avanti l'Italia. Però bisogna farlo non con un elenco di riforme sulle quali, ripeto, se volete, in altra sede ci confronteremo nel dettaglio. Alcune ci vengono meglio, alcune un po' peggio. Però sono comunque il desiderio profondo di un paese di smettere di tenersi la polvere addosso. Il punto fondamentale è una modifica culturale nella nostra forma mentis, nel nostro approccio. Guardate in queste ore. In queste ore sembra che il dibattito sia tutto incentrato su due problemi che, vorrei dire, parlando chiaramente, esistono. Da un lato, l'emergenza legalità, che è un'emergenza oggettiva. Quando vedi che non soltanto si ruba, ma si ruba sui più poveri, c'è qualcuno tra di voi che non si indigni profondamente, che non avverta la rabbia? Io sono assolutamente convinto che l'opera di pulizia che è iniziata non soltanto non sia ancora completata, ma dovrà essere velocizzata e fatta nel modo più duro e rigoroso possibile. Ma penso anche che nel racconto che viene fatto in queste ore si tende costantemente a eliminare tutti gli aspetti positivi. Siamo un paese che in questi mesi ha fatto una legge più dura sull'anticorruzione. Siamo un paese che in questi mesi, e qualcuno di voi si è anche un po' arrabbiato, ha reintrodotto una dimensione del falso in bilancio che ha lasciato qualche dubbio e qualche amaro in bocca tra le associazioni categoriali e imprenditoriali, ma che io credo fosse giusto fare, che ha cancellato nei fatti la prescrizione per ciò che riguarda la corruzione, che ha introdotto l'autoriciclaggio per consentire a chi ha i denari in Svizzera di riportarli a casa, anche chi li ha in Vaticano. Queste operazioni che sono state fatte e che sono state collegate alla responsabilità civile dei magistrati, che è un principio di buon senso, perché se voi sbagliate pagate, ed è giusto che tutti coloro i quali sono servitori pubblici, se sbagliano, finalmente pagano, e a una diversa legge sulla custodia cautelare, quella per intenderci che non permetterà mai più a un manager, come alcuni dei vostri colleghi di altri settori, di finire per 12 mesi in custodia cautelare senza poter neanche dimostrare quella che era evidente, cioè un'innocenza oggettiva, l'abbiamo fatta perché pensiamo che modificando le regole del gioco il Paese possa ripartire. Non se ne parla. Non se ne parla, e permettetemi qui di dire che tutte le cose positive che accadono sono costantemente messe in secondo piano dal nostro approccio di lamentazione costante. Qualche ora fa la Guardia di Finanza ha arrestato su mandato, ha eseguito un mandato di cattura proprio in provincia di Milano, me lo ricordava qualche istante fa il prefetto, di appartenenti, ovviamente vale per tutti la presunzione di innocenza, ma insomma, con schiaccianti prove, al clan Nuvoletta, cioè una delle principali organizzazioni criminali di questo paese. È una notizia che domani finirà in breve, nelle brevi, ma è una grande notizia di successo dello Stato. E se ci pensate, se vi girate intorno, quello che è accaduto sull'Expo è esattamente questo. Per un anno e mezzo tutti aprivano dicendo che l'Expo non sarebbe mai stato realizzato. Forze politiche di vario genere suggerivano,
in modo più o meno cauto al Presidente del Consiglio appena insediato, oh mi raccomando non ci mettere la faccia, anzi non ci mettere niente, non andare a me, non la facciamo. Beppe Sala sa perfettamente a cosa e a chi mi riferisco, avendone anche accolte alcune in delegazione ufficiale, alcune di queste forze politiche. Si diceva, oggettivamente qualcuno ha malinterpretato il concetto dell'Expo, quando si parlava di mangiare non si intendeva mangiare in termini di corruttela, ed è giusto che chi ci ha provato e ci è riuscito abbia da pagare il suo debito con la giustizia fino all'ultimo giorno, ma l'Expo c'è e da quando c'è è improvvisamente scomparso dai radar della comunicazione italiana, dai radar della discussione italiana. Perché? Perché noi abbiamo un approccio talvolta diverso anche dagli altri paesi. Gli altri paesi, alcuni altri paesi, riescono a vendere ciò che fanno, a valorizzare ciò che fanno in modo straordinario. Non voglio fare riferimenti specifici, per esempio la Francia. È mai possibile che il vino italiano e questo gioco costante tra ciò che accade in Italia e ciò che accade nell'agroalimentare è ovviamente voluto da parte mia. Che il vino italiano, che oggettivamente come qualità è superiore a quello francese, vedo ovviamente come dire, qualcuno che annuisce con intensità, sono i produttori, ma non solo i produttori, anche i consumatori, il vino italiano abbia delle porzioni di mercato che siano così basse rispetto alle potenzialità della qualità italiana? È forse colpa dei produttori? Beh, potremmo dare qualche responsabilità a loro, per carità, ma potremmo dire che c'è un problema di sistema paese e anche di approccio culturale che noi dobbiamo avere nel raccontare meglio chi siamo e come vogliamo essere. Capite che questo tipo di percorso che vi sto proponendo tiene insieme l'agroalimentare con il senso profondo di che cos'è l'Italia. Ma è mai possibile che si faccia una cosa bella come l'Expo e che se ne parli soltanto quando le cose vanno male? Cosa voglio dirvi? Che esiste un grande tema. Che tu puoi fare tutte le riforme del mondo, ma la prima riforma strutturale è tornare a voler bene all'Italia e a parlare bene dell'Italia ovunque noi siamo. E questo tipo di riforma strutturale richiede un cambiamento nella discussione politica, nell'approccio dei partiti politici, ma anche nella consapevolezza che c'è una visione e non c'è soltanto una divisione quando si parla di politica. C'è una visione per cui quando noi diciamo 50 miliardi come obiettivo dell'export, non stiamo dando un numero a caso, stiamo cercando di convincere e coinvolgere tutti a lavorare perché si vada in quella direzione. Perché sono, l'ha detto Luigi Scordamaglia nella sua relazione, 100.000 posti di lavoro, ma anche perché sono degli obiettivi misurabili. Avete mai visto un'azienda funzionare senza che i proprietari, i manager, i leader diano degli obiettivi chiari e verificabili? Noi abbiamo bisogno di questo. Potrei tediarvi ancora su altre questioni che sono oggi oggetto dell'attenzione di tutti. Da quando vengono fuori i dati economici positivi, improvvisamente sono emerse nella discussione politica e sulla stampa immediatamente altre priorità. Ci sono 270.000 posti di lavoro? Bene, parliamo di immigrazione. Naturalmente l'immigrazione è un problema, anche perché c'è un approccio, che è l'approccio di derby ideologico. Da un lato hai quelli che dicono «rimandiamoli a casa!» magari gli stessi che negli anni scorsi hanno tagliato i fondi della cooperazione internazionale, magari gli stessi che al Parlamento europeo hanno votato contro la proposta di ridistribuirli in tutti i paesi europei, magari gli stessi che hanno gestito l'emergenza facendo esattamente le cose che oggi non vogliono che il governo faccia. Ma la frase «rimandiamoli a casa» è una frase che elettoralmente paga. Dall'altro c'è l'atteggiamento buonista, che poi in realtà è cattivista. Prego, si accomodino, venghino, signori, venghino, c'è posto. Come se potessimo diventare improvvisamente il luogo dove tutti possono arrivare. Sono due estremi, entrambi inaccettabili. C'è bisogno di fare un ragionamento molto più serio sull'immigrazione.
c'è bisogno di aumentare i fondi per la cooperazione internazionale, ma c'è bisogno di considerare l'Africa non semplicemente un terreno di cui occuparsi a giorni alterni. Questa è una delle grandi scommesse dell'agroalimentare italiano. Ma vi sembra normale che io sia stato, dopo 63 primi ministri, o meglio, dopo 63 governi e 27 primi ministri, il primo a scendere sotto la linea dell'Africa del Nord? No, vi sembra normale che l'Italia abbia fatto le prime missioni alla presenza del Presidente del Consiglio, la prossima la faremo quest'anno, soltanto nel 2014, dopo 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale? Quello è uno dei luoghi in cui noi abbiamo le più straordinarie potenzialità, intendiamoci, con difficoltà, con termini di stabilità politica, non è detto che tutti possano investire allo stesso modo, ma quanti imprenditori sono partiti per l'Africa molto prima che la politica si rendesse conto di quanto quello fosse un luogo di sviluppo e di futuro? Ecco perché ho citato due questioni che apparentemente non c'entrano niente con il vostro lavoro. La questione della legalità, la questione dell'immigrazione. Per dire che quello che manca al nostro paese in questo momento è la consapevolezza che, smettendo di piangersi addosso e iniziando a lavorare, e continuando a lavorare, e lavorando ancora di più, questo è un grande paese che ha delle straordinarie potenzialità. E se io devo parlare di visione, scommetto con voi che tra 10 anni, quando voi continuerete a fare gli imprenditori, e molti di noi politici andranno a fare un'altra cosa, perché se c'è una cosa bella c'è il ciclo. Noi rottamatori siamo dell'idea che dopo 2 mandati si debba dare spazio ad altri, si mandino avanti altre persone. Quando tra 10 anni noi faremo i conti di ciò che abbiamo fatto adesso, ci dovrà essere un paese che sia molto più protagonista, consapevole di sé, dove chi fa il dirigente italiano nelle organizzazioni internazionali non pensa di far carriera parlando male dell'Italia e quindi talvolta facendo delle norme stupide, profondamente contro l'interesse nazionale, perché lo dico qui, parrà una piaggeria, ma la storia dei semafori alimentari grida vendetta dalla stupidità con la quale è stata gestita nel corso degli anni, e tutti voi sapete a cosa mi riferisco. E se noi saremo nelle condizioni di poter immaginare un percorso diverso, beh, allora l'Italia tornerà a fare l'Italia, tornerà ad essere un paese che è in grado di attirare bellezza, ma anche di produrre da questa bellezza occasioni di sviluppo. Ecco perché, e concludo, noi siamo in un momento straordinariamente delicato, ma straordinariamente entusiasmante. Stiamo scrivendo ora una pagina di storia che cambierà il volto del nostro paese, a condizione che si abbia il coraggio di andare avanti senza fermarsi di un centimetro, senza pensare che, ascoltando tutti, vorrei essere chiaro, si deve sempre ascoltare tutti, perché l'ascolto è la prima qualità. Ma una volta che si è ascoltato e che si è discusso, poi si deve decidere. Perché la differenza tra la politica e il bar dello sport è che al bar dello sport si può ascoltare e parlare quanto si vuole. E al bar dello sport sono tutti commissari tecnici, e al bar dello sport sono tutti allenatori, al bar dello sport tutti dicono: ah, se avessi avuto quel giocatore avrei vinto anch'io. Ma in politica a un certo punto non c'è più lo spazio per la discussione e basta. C'è l'esigenza di decidere. Quanto tempo abbiamo perso in questi anni dietro a discussioni sterili e assurde? Quante occasioni abbiamo buttato via mentre la Germania faceva la riforma del mercato del lavoro? Diciamo, la Germania l'ha fatta nel 2003 violando i parametri di Maastricht, essendo a questa autorizzata dall'allora presidenza di turno dell'Unione Europea. Sapete chi era? L'Italia. L'Italia nel secondo semestre del 2003 autorizza la Germania, in cambio delle riforme, a violare il 3%. Se l'avessimo fatto noi, beh, quante occasioni ci saremmo potuti vivere oggi? Non è così, è andata in un altro modo. Però io quello che vi chiedo, e termino su questo, caro Luigi, cari amici, aiutateci a buttare via la logica del rimpianto. Se non tutto ha funzionato, non ha senso voltarsi indietro e stare a lamentarsi. Il pianto e il rimpianto alimentano il file delle occasioni perdute. Ma quello che oggi è davanti a noi è un paese che, se fa le cose che deve fare, tra 10 anni sarà leader, non soltanto in Europa ma nel mondo. Bisogna averne consapevolezza. E allora
Noi continueremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane a vedersi con un tavolo tecnico che abbiamo istituito a Palazzo Chigi intorno all'agroalimentare con alcuni di voi che vi partecipano. Continueremo a dire che la produzione del Made in Italy e della valorizzazione di tutto ciò che è italianità ha uno spazio di crescita straordinario a livello economico, che questo non è il giocattolino per degli addetti al lavoro di serie B. Ah, sai, ho l'aziendina, ah, sai, faccio la pasta integrale, ah, sai, ho bisogno di mettere su questo po' d'olio. Questo è un classico settore strategico per il futuro dell'Italia. E nel dire questo però bisogna anche avere una consapevolezza, che c'è bisogno di una classe politica che abbia il coraggio di fare le cose e c'è anche bisogno di chi, nel rispetto dei ruoli, dia una mano a educarci tutti insieme, a dire che si può stare le settimane, i mesi a lamentarci delle cose che non vanno, ma quelli bravi non sono quelli che trovano degli alibi per le cose che non hanno fatto, sono quelli che trovano soluzioni per le cose che devono essere fatte. Vi chiedo dal profondo del cuore di darci una mano per far sì che questo Paese torni ad essere quello che è stato nel corso degli anni, vale a dire un grande faro per la crescita. E se saremo in grado di farlo, forse noi non ne vedremo fino in fondo gli effetti, ma i nostri figli sì, e torneranno a stare in un paese di cui essere orgogliosi. Esattamente quello che si prova visitando l'Expo, o esattamente quello che si prova quando, sedendosi in un ristorante americano o entrando in un ambiente in Cina o in Russia o in Sud America o in Australia, vedi un prodotto italiano e ti spunta il sorriso, specie se non è un prodotto Italian sounding, se è un prodotto che davvero dimostra che lì dentro non c'è soltanto un singolo frutto del lavoro di un'azienda, c'è molto di più, c'è l'idea della cultura e della bellezza del nostro paese. Dobbiamo esserne degni, siatene degni, noi faremo la nostra parte.